Pordenone. Sì, eh? Siamo Pordenone. Sì. Vado? Vieni Ale. Salve a tutti. Salve a tutti. Siamo in diretta. E buon pomeriggio, grazie, insomma ci sono tante persone, quelle un po' più scettiche che stanno sotto i portici. No, no, sì, potete avvicinare. Poi ci stanno quelli che fanno capocella da casa, vi ho visto. Prima eri una e hai chiamato l'amico. Molto bene, questo è l'atteggiamento giusto. Poi ci stanno quelli che passano, che non lo sanno che stiamo lavorando per loro, però lo sapranno. La Serracchiani c'è? No. Peccato. Io voglio partire. Io oggi ho letto una cosa, la Serracchiani è straordinaria, cambia idea, no? Oggi ho letto questa cosa della Serracchiani in merito alle intercettazioni. Ora, diffidate, lo dico a tutti, dei politici che appena hanno uno scandalo, la prima cosa che dicono, bisogna riformare le intercettazioni. Diffidate, le intercettazioni sono importanti. Se uno non ha nulla da nascondere, finirà un giorno intercettato. Amen, chi se ne importa, poi la verità viene sempre a galla. Coloro che hanno qualcosa da nascondere vogliono mettere il bavaglio alle intercettazioni. Vi rendete conto che è scoppiato uno scandalo che coinvolge tutto il paese, anche se è lontano da Pordenone, la Basilicata è lontano, ma riguarda tutto il paese. E Renzi, le prime due azioni che ha pensato bene di fare, una è querelare il Movimento 5 Stelle e l'altra è basta intercettazioni. La Serracchiani nel 2011, se la vedete per favore diteglielo che sto parlando di lei, dice, ha scritto: mi sento presa in giro dalla nuova pensata sulle intercettazioni che non saranno più usabili come prova. Stava a Berlusconi ancora. Come adesso? Per limitare la loro pubblicazione che facciamo? Eliminiamo lo strumento che ci ha fatto scoprire coloro che deridevano i terremotati dell'Aquila. Perché ha cambiato idea la Serracchiani? Perché cambia idea pure sulle trivellazioni, che stava giù, no, in Puglia a manifestare con i giovani del PD, no, contro le trivellazioni? Oggi dice: dobbiamo andare a votare il 17, è dura raggiungere il quorum perché poi l'informazione è quello che è, nascondono qualsiasi cosa. Penso che c'era una trasmissione su Rai 3, il giornalista ha detto: no, si vota solo nelle 7 regioni che hanno presentato. Una cosa vergognosa, vergognosa. Si vota dovunque, guardate che anche i soldi dei friulani finiscono magari in trivellazioni quando potrebbero finire in altri sistemi di sviluppo. È opportuno andare a votare. Siete d'accordo voi lassù? Grande. Oh, se volete scendete, c'è posto. Voi c'è qualcuno che nel, diciamo, scettico? C'è no, avete paura di tirare sulle mani. Secondo me c'è, individuate almeno due o tre. Per quali? Ottimo, giustamente. Oh, ottimo, meno male. Vedete che non è successo niente. Se c'era Renzi già l'avevano portato via, no? In questura. Allora, perché dovete credere a me? Non ci credete, verificate le parole che vi diciamo, non ci credete, coltivate il dubbio, però date un'occhiata a delle cose che sono oggettive. Uno, non c'è un poliziotto in piazza, poliziotto, un carabiniere, non c'è. Magari c'è qualcuno in borghese della Ligos che li ringrazia, ma non c'è. Cioè, ogni qualvolta scende in piazza un parlamentare del Movimento 5 Stelle, le forze dell'ordine stanno a prendere, lo sanno che qua i ladri non ci stanno e stanno da altre parti. È così. Guardate che è incredibile. Non c'è una barriera, non c'è niente, non c'è una scorta, una transenia. Io vedevo l'altro giorno la Boschi difesa dalla scorta, non dai mariuoli, ma dai giornalisti che gli vogliono fare le domande sul padre e sullo scandalo di Banca Etruria o di Trivellopoli. Maria Elena Boschi, diventata Maria Etruria Boschi, oggi Maria Petrolia Boschi. È così, hanno le mani sporche di petrolio, ce le hanno. Perché il Parlamento della Repubblica è diventato un luogo dove arrivano dei lobbisti che magari gli hanno finanziato le campagne elettorali, infatti poi io vi parlerò di una proposta, e gli chiedono in cambio che gli ritorni in favore. Noi per questo le chiamiamo marchette. Allora io mi sono reso conto in questi 3 anni che non governa Renzi, non è lui al governo, non sono i ministri al governo, sono marionette. Li hanno piazzati lì i loro datori di lavoro che non sono i cittadini italiani, non è un caso, infatti noi non abbiamo votato Renzi. E sono loro che gli minacciano il licenziamento se non fanno gli interessi dei loro interessi, insomma i datori di lavoro sono loro, è proprio la logica. E Renzi in questi giorni va in televisione non a difendere il suo governo, a difendere se stesso, a difendere il suo posto di lavoro, perché i datori di lavoro, che sono lobbisti delle banche, della grande finanza, del petrolio, gli hanno detto: o difendi questi interessi o ti sostituiamo con un altro, come abbiamo sostituito Monti con Letta, come abbiamo sostituito Letta con Renzi. È lo stesso sistema. È facile, credetemi, da capire.
noi perché non finiremo? Ma pure dovremmo andare al governo e qualcuno dice finirete come gli altri? Vedremo, metteteci alla prova, però abbiamo due differenze. Uno, le campagne elettorali, prima mi vergognavo quando avete fatto proprio le, dateci 50 centesimi, non è? È così. Se noi ci finanziamo quelle cene, stasera c'è una cena di autofinanziamento, ma avete detto di non dire però che c'era questa cena perché già tutti ho prenotato, venite perché aggiungiamo un posto a tavola. Se noi ci finanziamo così, perché spendiamo anche poco, non abbiamo dei lobbisti che finanziandoci le campagne elettorali poi ci chiedono un emendamento in cambio. Se ci finanziamo con un euro a testa, abbiamo un unico lobbista, il popolo italiano. E questa è la logica del movimento. Giusto? Poi candidiamo solo incensurati, perché se candidi solo incensurati sarà più difficile magari trovare un delinquente. Poi potrà capitare un giorno che qualcuno del Movimento 5 Stelle farà un atto, cioè non veniamo da Marte. Però se tu hai queste regole riduci la possibilità di contaminazione. In alcune regioni in Italia un avviso di garanzia fa curriculum. Se non hai un avviso di garanzia io non ti candido, perché ti pare che... È così. E questa è la logica del Movimento. E l'altra logica è i due mandati e poi a casa. Io stamattina mi sono alzato, non mandava tantissimo di prendere l'aereo, venire a Roma facevano 47 gradi, oggi un sole, una cosa. Poi Roma è bellissima, pulita, non avete idea. Però poi ogni volta che vengo in piazza sono sempre contento, perché prima parlavate voi di chi frequentate, se noi frequentiamo Gaspari, la Santanchè e la Meloni. E uscire e stare nelle piazze ti consente di non dimenticare quello che veramente sono gli interessi dei cittadini, farlo senza scorte, parlare con i cittadini. Prima delle persone mi hanno fermato, mi hanno parlato dei problemi, io queste cose me le ricordo proprio a livello concettuale. Torno in Parlamento e so per chi lavoro, so coloro che sono i miei datori di lavoro, quelli che ho incontrato oggi in piazza a Pordenone e domani a Trieste. Per cui ora sono contentissimo di stare qua, anche se stamattina non mi andava tantissimo perché è faticoso tutti i weekend. Fateci caso, non c'è un sabato e domenica in cui io e tanti altri non giriamo tutta l'Italia. Fermi! Ci piace anche tanto perché, come dice Beppe, siamo fondamentalmente dei disadattati, lo siamo. Cioè non ci adattiamo a questo sistema in cui non sono i politici a comandare, in cui si fanno 6 provvedimenti in 3 anni a favore delle banche e nessuno a favore dei cinquantenni, dei sessantenni che perdono lavoro. E cosa fa un sessantenne oggi che perde lavoro? Non ci abituiamo a questo, non gliela vogliamo dare vinta. Perché non votate tutti il Movimento 5 Stelle? Perché? Cosa, che vi abbiamo fatto a quelli là? Perché qual è che entri? Ah, comunque, anche se non siete d'accordo su qualche idea nostra, comunque vi abbiamo fatto risparmiare una barca di soldi, anche una banca di soldi. È così il Movimento. Io sono fiero di quello che stiamo facendo. Io Samuele l'ho conosciuto oggi. Stateli dietro, soffiateli sul collo, pretendete qualora dovesse vincere o dovesse stare all'opposizione che faccia, che rispetti esattamente il programma con il quale si è presentato a voi, perché quella è legge, il programma. Lui viene qui dicendo io voglio fare delle cose e le deve fare punto, zitto, se non le fa fuori avanti un altro. Ecco, prego, assolutamente, venga qua, fai autogestione, venga qua. Se dovesse andare al governo. Venga su, come si chiama lei? Se dovesse andare al governo. Riuscirete a combattere contro le forze contrarie a voi? Sì. Il problema è quello, il problema. Perché probabilmente troverete delle forze molto contrarie. Quindi avete la forza di riuscire a combattere e oltrepassare tutto. Adesso ti rispondo, credo. Non è una domanda facile, ci mancherebbe. Io quando sono entrato 3 anni fa mi domandavo, ma saremo in grado di fare opposizione? Credo che dopo 3 anni tutti, anche coloro che non votano il Movimento 5 Stelle, ci riconoscono il fatto che siamo una forza opposizione estremamente credibile. Non gliene facciamo passare una al governo Renzi. Cioè siamo lì ogni giorno a studiare le carte, le indagini, a proporre soluzioni. In senso, siamo una forza d'opposizione veramente con i fiocchi. Il governo certamente è tutta un'altra questione, perché poi ci sono delle resistenze enormi, però sappiamo che è il nostro destino, anche a Roma, se dovessimo vincere a Roma, certamente non sarà una passeggiata di salute. Tutti coloro che l'hanno rasa al suolo, questa città, non vorranno il cambiamento, perché ci sono delle forze che veramente lavorano per la conservazione. Tantissimi, ci saranno anche qui delle forze che non vogliono mai il cambiamento, perché sulla conservazione, sul mantenere le cose sempre allo stesso modo, ci hanno guadagnato. Quindi che ti devo dire? Certamente, se voi pensate, ecco, ti posso rispondere in questo modo. Un politico tradizionale viene in piazza e dice votatemi e vi prometto che. Io vi dico in maniera onesta,
che senza il supporto popolare, il controllo popolare intorno al potere, intorno agli eletti, noi non ce la faremo. In maniera molto onesta vi dico che se non ci fossero tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle che rilanciano contenuti, riuscendo addirittura a bypassare i mezzi di informazione tradizionali, perché noi ormai attraverso la rete riusciamo anche a difenderci, arrivano valanghe di fango, facciamo controinformazione, grazie al lavoro di tutti gli attivisti che condividono, ne parlano, riusciamo a fare controinformazione e siamo protetti. Ecco, senza questo lavoro in questi 3 anni il Movimento non avrebbe raggiunto i risultati che ha raggiunto. E guardate che abbiamo avuto tutti quanti contro. Tutte le televisioni contro, quasi tutte, la gran parte dei giornali contro, ed è evidente, perché a chi rispondono i giornali? Sempre a chi ha la proprietà del giornale. Io non vi dico di non credere ai giornali, vi chiedo soltanto, prima di credere ad un articolo, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo, solo questo. Perché se ci sono le banche, ci sono i gruppi finanziari, c'è De Benedetti, c'è Berlusconi, c'è Confindustria, forse faranno gli interessi del Consiglio d'amministrazione. È evidente questo, quindi lo so che è difficile perché informarsi, ognuno ha tante cose da fare, però questo è anche il ruolo che deve fare il cittadino sovrano, attivo. Io vi dico... Prego. Sì, assolutamente, la prima cosa, sì, sono tante le cose che farei, veramente ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Mi piacerebbe immediatamente, no, il politometro è una cosa che mi piacerebbe tanto, cioè devono dimostrare come hanno guadagnato tutti i soldi negli ultimi 20 anni e se non riescono a dimostrarlo restituire tutto quello a noi. Questa è una cosa meravigliosa. Ma poi occorre lavorare per la sanità pubblica, per la scuola pubblica. Guardate, il Movimento 5 Stelle, figuratevi se non sostiene l'impresa privata. Io mi taglio lo stipendio e do i soldi ad un fondo per le imprese private. Non mi fate l'applauso perché è mio dovere e abbiamo detto che l'avremmo fatto ed è un contratto. Quindi figuratevi se non crediamo nell'impresa privata, nell'imprenditoria, è fondamentale. Però ci sono delle cose, trasporti, acqua, sanità, istruzione, che devono restare pubbliche perché sono diritti umani. Come avere una casa, anche se oggi le case se le portano via le banche così facilmente. Questo è il Movimento 5 Stelle, un po' di buonsenso, un po' di logica, un po' di onestà, delle regole normali. Un condannato in Parlamento non ci sta. Ma perché un condannato non può fare per legge il bidello in una scuola, ma può cambiare la Costituzione con Renzi e la Boschi nel Parlamento della Repubblica? Ma stiamo scherzando? Oggi voti in Parlamento perché anche il referendum costituzionale sarà importante. A Renzi glieli garantisce Verdini, che gliel'ha mandato Berlusconi, e Verdini è sotto indagine per bancarotta, anzi sotto processo per bancarotta fraudolenta, lo stesso reato per il quale è indagato il padre del ministro Etruria Boschi. Ed è Verdini condannato in primo grado per corruzione. C'è un condannato per corruzione che si dovrebbe vergognare in primo grado. Oggi riforma la Costituzione della Repubblica Italiana e si voterà quel referendum e avremo un'altra possibilità comunque di dare delle spallate, perché ci resta questo. Il referendum è importante il 17 anche per dare un'idea politica di sviluppo alternativo e far capire che questo governo Renzi, che si vantava dei dati del Jobs Act, finiscono gli incentivi, e gli incentivi sono soldi nostri, perché i telegiornali dicono Renzi dà gli incentivi sono le tasse degli italiani, vengono da noi, sono finiti gli incentivi e non ci sono posti di lavoro, perché evidentemente ha fallito il sistema, perché c'è l'IRAP che dovrebbe essere eliminata per le imprese, che è la tassa peggiore perché non permette gli investimenti agli imprenditori, e perché occorre un reddito di cittadinanza, perché le persone in tutta Italia, non soltanto al sud, si vendono il voto. C'è anche qui il voto di scambio, per amicizia, per disperazione, per avere un posto letto in un ospedale per un parente. C'è anche qui il voto di scambio, non soltanto in Sicilia e in Campania, c'è in tutta Italia. È il ricatto del voto di scambio. Occhio che se tu non mi voti, in qualche modo non mi dimostri che mi hai votato, io riesco a farti un torto. Sempre questa è la Repubblica fondata su ricatti, si vedono in questi giorni i ricatti legati allo scandalo di Trivellopoli. Si vede che è un governo sotto ricatto, con bande interne che si fanno la guerra una contro l'altra. E questo è il ricatto occupazionale all'ILVA: o lavori e ti ammali di tumore, si ammalano i tumori i tuoi figli, o sei licenziato. Per questo serve il reddito di cittadinanza, perché ci libera in primis dal voto di scambio, che è un cancro nel nostro paese. Perché tanti cittadini, se avessero la dignità, 780 euro per campare qualche mese, non li voterebbero questi farabutti, non li voterebbero. Questo è il Movimento. Io a un certo punto... Io mi vedete oggi anche sereno, magari più contento di qualche mese fa, perché ho proprio capito che quando tu dai il massimo, stai a posto con la tua coscienza. Io di più non posso fare. Cioè, io non so se questa frase notoriamente la dice un parlamentare della Repubblica, io di più non posso fare.
sto dando il massimo, giro tutta Italia, ogni qualvolta che c'è da fare un intervento in aula, ogni tanto potrei pure starmi zitto perché magari non mi becco gli insulti dai banchi del Partito Democratico, ma non ce la faccio, appena sento una cosa chiedo la parola alla Presidente Boldrini. Noi vi diciamo che di più non possiamo fare, che se non c'è un popolo che si informa, ci sostiene, ci dà una mano, poi qualcuno, quel ragazzo sarà scettico su alcune cose e il dubbio è rivoluzionario, meno male che lo coltiva. Su qualcosa non si sarà non si è d'accordo, magari su alcune posizioni, legittimo, non siamo perfetti, però qua c'è è un sistema incancrenito. Prego. Ora adesso però me l'allontanare quello che è. Mattarella, il presidente Mattarella gli abbiamo scritto ieri, non parla il presidente Mattarella, non so che dire, non parla. Siamo passati a un presidente napoletano che era il monarca assoluto, questo non parla, gli abbiamo scritto, speriamo che ci riceva perché è assurdo votare l'ultima, diciamo, votazione delle riforme costituzionali con un governo che è sotto mozione di sfiducia, cioè delegittimato per lo scandalo di Trivellopoli che li riguarda e per quello hanno subito alzato il tiro, la violenza, quereliamo tutti coloro che dicono che siamo coinvolti. Io, siete coinvolti, querelatemi, non me ne frega nulla. È così. Mattarella dovrebbe intervenire perché è il Presidente della Repubblica dell'Italia, lo so. Però deve intervenire il popolo italiano, perché in Islanda sono successe certe informazioni, gli scandali, quelli sono scesi in 50.000 in piazza e il Presidente si è dimesso in 12 ore. È così. Lo vogliamo pure dire che qualche responsabilità ce l'abbiamo pure noi? Poi ce lo diciamo, c'è tanta gente, però ce lo diciamo qui a Pordenone, siamo persone in piazza ad ascoltare un parlamentare senza tirare le uova a marcia, un miracolo pure questo, miracolo, stanno succedendo dei miracoli, le persone ci fermano, grazie. Un tempo uno faceva l'onorevole della Repubblica, figuratevi, aveva ascoltato la vita, noi no. Credetemi no, perché ci sono anche sacrifici. E poi vi dicevo, la regola dei due mandati e poi a casa è sacrosanta, pensateci. Nel momento in cui io so che sarò costretto a fare ritorno nel mondo reale, che non è Montecitorio, io farò di tutto per migliorarlo quel mondo reale, proprio perché sarò costretto a farvi ritorno. Nel momento in cui io, politico tradizionale, ho un'unica strada nella mia vita, un'unica decisione, stare tutta la mia vita nel Parlamento, come ha fatto Napolitano che entrò in Parlamento, alla Camera nel 1953, l'anno della morte di Stalin. Non sto scherzando, sono 63 anni che lo paghiamo. È così. Nel momento in cui io so che il mio obiettivo della mia vita è stare tutta la vita nelle istituzioni, scenderò a compromessi pur di starci. Quindi se so che mi occorrerà un finanziamento per la mia campagna elettorale, magari l'accordo con quel lobbista lo farò, ma anche accordi alla luce del sole. Io faccio sempre lo stesso esempio. Nel 2006 Riva, il patron dell'Ilva, che poi è morto, finanziò contemporaneamente sia Berlusconi che Bersani. Diede a Bersani 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro. Lecitamente, non si tratta di corruzione, si tratta di sostegno alle campagne elettorali. Perché un imprenditore sborsa così tanti soldi e li dà contemporaneamente al centro-destra e al centro-sinistra? Perché non gli importa chi vince, l'essenziale è che chi vince poi gli dia indietro le marchette, gli faccia i favori perché ha ricevuto un favore elettorale. Questo è il concetto. Infatti negli ultimi anni sono stati approvati 7 decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. A Taranto c'è un quartiere che si chiama Tamburi, dove i bambini si ammalano di cancro. E del cancro, che è una tragedia che c'è in tutte le nostre case, chiunque ha un parente anche stretto ammalato di cancro, morto di cancro, succede a tutti noi, di cancro non si parla nel Parlamento della Repubblica, si parla di altro, di finanziamenti elettorali, dei soldi che si devono beccare i partiti, che riescono a raggirare le leggi, fanno le leggi per beccarsi i quattrini, il Movimento non prende un euro di finanziamento pubblico ai partiti e le fanno in 20 giorni, e poi ti dicono che però il Parlamento va riformato perché è lento quando deve approvare il reddito di cittadinanza o una riforma per alzare le pensioni minime ai pensionati minimi che campano con 400 euro, però quando si tratta di far passare la legge Boccadutri, tesoriere di Sell, passato al PD, che consente di beccarsi milioni di euro a tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle, votano in 20 giorni, il legittimo impedimento è passato in 20 giorni, la legge Fornero è passata in 19 giorni e l'ha votata tutto il PD, l'ha votata tutti Forza Italia e pure la Meloni l'ha votata, che oggi va in televisione a dire è uno schifo la legge Fornero, l'ha votata. Che credibilità hanno queste persone che attaccano in televisione e poi l'hanno votata? Dobbiamo avere memoria, perché se non ci ricordiamo che l'hanno votata, ci facciamo fregare ancora una volta. Sono sempre gli stessi, cambiano le facce.
Ora noi ti chiediamo di metterci alla prova, noi siamo questo, piazza, microfono, andiamo anche in televisione, vado anche in televisione. Ci sono andato pure da Vespa, ci sono andato. Poi l'ho fatto innervosire e quando Vespa si innervosisce fa così. Giuro. È vero pure che fa questa roba delle mani, io pensavo, la fa. Ci vado, ogni qualvolta vado in televisione sembra un interrogatorio, non un'intervista, un interrogatorio. Fateci caso, ci chiedono che so il comma. Io studio come prima di un esame all'università. Speriamo che la Gruber mi chieda questo, perché su questo sono preparatissimo. È così. Però ora andiamo bene, ci siamo preparati. I primi tempi non era facile, non eravamo abituati alle telecamere, tutte addosso. Dopo, signora, però. Levanti, dopo scendo e parliamo, promesso. Ora poi abbiamo imparato meglio e stiamo sempre lì tranquilli a portare avanti delle battaglie. Sono battaglie giuste, sono le battaglie che si sentono in tutti i bar d'Italia quando le persone si lamentano su qualcosa. E però questi qui guadagnano troppo, è possibile che c'è sta corruzione e l'IRAP a me mi fotte e troppe tasse sul lavoro e la sanità pubblica non funziona, prima l'esempio della scuola e crollano le scuole a pezzi. Sono cose che tutti i cittadini dicono, però poi per questa cavolo di logica del partito preso, di votare per partito preso, io voto la destra perché sono sempre stato un liberale, poi sale Berlusconi, si è fatto gli affari suoi, non certo gli interessi diciamo dei liberali, oppure io, dato che sono di sinistra, votavo Berlinguer, oggi voto il PD, ma cosa c'entra il PD con Berlinguer, ve lo sto domandando. Con questa logica del partito preso io continuo a votare, come se si deve votare sempre lui, non è una squadra di calcio, una forza politica, che uno è di una squadra e sempre io sono di una squadra che va malissimo ultimamente, sono sempre, non la cambio. Non è questo. Una forza politica deve rappresentare i miei interessi, se li rappresenta bene, se non li rappresenta, proprio io che ho votato il PD dovrei ogni giorno correre dietro a Renzi in maniera assolutamente pacifica, se no qua, e chiedergli conto delle sue promesse mancate, delle menzogne delle quali ci riempie ogni giorno. Tra l'altro vive il Presidente del Consiglio con una sindrome, no? Ogni giorno devi ingigantire la grandezza della menzogna per coprire il fatto che la menzogna precedente sia stata scoperta. È questo, no? Ma prima o poi scoppia questo meccanismo. Però ogni giorno c'è lo scandalo, quindi abbiamo capito che lui è il governo dei lobbisti e tira fuori una cosa più grande. Ora è il bonus ai pensionati prima delle elezioni. Sono sempre soldi nostri, il bonus 80 euro l'ha coperto anche tagliando i soldi alla sanità. Ditemi se vi è migliorata la vita, se vi è migliorata la vita in questi anni. D'accordo, votate Renzi, non c'è problema, amici, come prima, ci andiamo a fare un aperitivo, non c'è problema, non litighiamo. Però guardatevi nel cuore, se negli ultimi 3 anni vi è migliorata la vita, nonostante le balle che ha detto o le misure che lui ha fatto, se non è successo, metteteci alla prova, Pordenone, metteteci alla prova, mettete alla prova voi stessi. Però questo è il sistema, no? Ci vogliono inginocchiati che li ringraziamo per un bonus che sono sempre soldi nostri, bonus sono soldi nostri, quando dovremmo stare in piedi, orgogliosi a rivendicare diritti, diffidate da un governo che ci toglie i diritti ma in cambio dai bonus, distrugge la scuola ma dal bonus studente, distrugge appunto il lavoro, però dai il bonus 80 euro, sono soldi nostri. La politica del bonus è drammatica perché è proprio la politica per tenere il popolo, come dire, popoluccio, lo trattiamo così, quello è il popoluccio, si accontentano di 80 euro, poi c'è la partita, non c'è problema, accendono la televisione e è finita lì. È così il sistema. Credo che siano scesi gli obiettivi. Io posso continuare altri 2 o 3 ore, tranquillo. Vieni qua, signore. Vieni qua. Io lui non lo conosco e non lo devo conoscere. Si è qui, si è presentato con un programma, un cittadino di Pordenone, valutate le sue proposte, le proposte del gruppo, lo conoscete in questi giorni, sarà a disposizione di chiunque, valutatelo come persona, il suo curriculum, il programma, perché si dovrebbero votare le idee, i programmi, e se pensate che sia credibile, non votatelo e basta, ma dategli una mano. Questo è una repubblica che dovrebbe funzionare. Io non lo conosco, il movimento non è un partito che ne dicano dove decide uno o l'altro, no? Perché decide tutto Grillo, Grillo sta facendo il suo spettacolo. L'ha sempre detto che si sarebbe fatto di lato e il movimento sarebbe andato avanti con le proprie gambe. E si vede ogni giorno che è così, che è l'ennesima promessa che abbiamo mantenuto. L'ennesima. Io lui non lo conosco, in un partito no, arrivava, si lottavano tra segretari, che piazzava, io non lo conosco, è un ragazzo, è in gamba, mi è stato detto che il programma è molto avanzato, valutate il programma e se pensate di affidargli la città, mettetelo a prova a patto di dargli una mano,
Perché se entriamo lì dentro, sia come forza opposizione, come governo, e poi il cittadino nei primi due mesi, dopo che si trovano i disastri nei comuni, dice ma questi che hanno fatto? E non si è messo anche un po' in gioco il cittadino sostenendolo? Noi non ce la faremo, perché avremo delle resistenze, perché alcuni sindacati politicizzati faranno guerra al Movimento 5 Stelle quando entra, perché tanti sindacati si sono dimenticati di fare sindacati e si occupano di tutelare soltanto i padroni. Ed è un dramma anche quello del sindacato, che è diventato un partito, la CGIL è diventato un partito e ogni sindacalista capo della CGIL finisce in Parlamento e il loro obiettivo non è tutelare i lavoratori ma finire in Parlamento. Questo è, io penso che siamo tutti d'accordo, siamo d'accordo, stiamo facendo il nostro dovere, vi ringrazio per essere stati qui in piazza, per la vostra pazienza. Assolutamente, il signore ha ragione dicendo perché Renzi sta... Renzi e Berlusconi sono assolutamente d'accordo, e quando Renzi ha avuto delle difficoltà Berlusconi gli ha mandato le truppe alfaniane, Alfano, un partito nuovo centrodestra più indagati che elettori, e gliel'ha mandati. Ora fa finta Berlusconi di stare, no, in disaccordo con Alfano, sono sempre gli stessi. Poi quando non bastavano neanche gli alfaniani li ha mandato Verdini con la truppa verdiniana, perché gli servivano questi voti in Senato, tanto alla Camera il Partito Democratico voti ce li ha, anche se ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle alla Camera, però ha il doppio dei parlamentari per una legge, il premio di maggioranza del Porcellum, che la Corte Costituzionale ha definito incostituzionale. Cioè ci pensate, noi abbiamo preso la Camera più voti ma siamo la metà, facciamo ostruzionismo e non abbiamo la loro forza parlamentare perché loro hanno preso il doppio dei parlamentari grazie ad una cosa illegale di fatto. La Camera dei Deputati, il primo gruppo è il PD, come visto, non si può votare, però loro fanno un gruppo, si beccano i finanziamenti della Camera dei Deputati e determinano anche le leggi. Per il Movimento 5 Stelle, se tu vieni eletto con una forza politica, entri con quella, se poi non ti sta più bene, legittimo, ti dimetti, entra qualcun altro. Per quello applichiamo anche delle multe, perché per noi il rispetto dei cittadini e del programma è tutto. Ora, vi saluto che abbiamo la scena di autofinanziamento. Samuele, parliamo io e te. Tu ora stai di fronte a centinaia e centinaia di persone nella tua città. Ti prendi l'impegno di rispettare il programma, di pensare che sono sempre loro i tuoi datori di lavoro, loro. Tu oggi sei un portavoce, poi ritornerai in una piazza e ci sarà qualcuno al posto tuo. Ti prendi questo impegno? Sì, me lo prendo. Tipo matrimonio. E pensateci, e concludo, che succederà questo. Tra qualche anno noi staremo qui sotto e ci sarà qui qualcun altro a raccontare il lavoro che fa in Parlamento, i futuri parlamentari della Repubblica, senatori, i futuri sottosegretari, i futuri ministri, sarete voi. Qualcuno di voi, come è successo a noi, io mai avrei pensato di finire in Parlamento e fare queste battaglie. È stata l'idea del Movimento 5 Stelle, una forza che ha rotto con l'intermediazione, che ci ha permesso a tutti noi, a Marco, di diventare un europarlamentare. È un'occasione incredibile, siamo stanchi alle volte, ma per me è un orgoglio potersi, ripeto, alzare e combattere per alcune idee in cui credo. Ho avuto questa possibilità, è un miracolo, per quello non tradirò mai, perché non c'è nulla di più bello al mondo di poter combattere per le proprie idee. E poi avanti un altro, io me ne vado, io me ne andrò, io me ne vado, tornerò alla vita mia e ci sarà qualcun altro al posto mio, al posto di Marco, al posto di Samuele. Questo è il movimento, un passaggio di testimone che rappresenta un programma, delle idee, delle soluzioni per far diventare una Repubblica italiana un po' più pulita, un po' più giusta, dove queste creature, questi ragazzini che avete portato in piazza non saranno costretti a scappare. Grazie a tutti, bocca al lupo, viva il Movimento 5 Stelle! Allora, un attimino solo.